La Groenlandia qualche anno fa e già da allora si evinceva come il cambiamento climatico impattasse su queste aree. Ho quindi pensato che una testimonianza diretta potesse servire da stimolo per adottare comportamenti più green da parte di tutti noi. Credo che questo progetto, sebbene qualitativo, possa servire allo scopo. Per me quei luoghi rappresentano la natura assoluta, roccia, ghiaccio, vegetazione, in perenne competizione fra loro, ma in un equilibrio dinamico perfetto. L'uomo è presente solo marginalmente, quindi l'impatto su questo ambiente è da attribuirsi al resto della popolazione mondiale che, seppur distante, rompe questo equilibrio e devasta la fragilità di questi luoghi. Dalla base logistica di Tinitequilà ci recheremo sulla parte più esterna della calotta polare e installeremo il nostro campo base per il primo pernottamento, proseguendo poi alla ricerca di un manufatto antropico lì presente da tantissimi anni e che rappresenta un marker dell'estensione glaciale. Da qui ci addentreremo poi nella calotta. Nei giorni successivi organizzeremo le riprese video. Inoltre effettueremo misurazioni meteo, e questo in prospettiva di un prossimo progetto, attualmente in studio e previsto per il 2023. Come verrà documentato il lavoro svolto? Dal confronto delle immagini che realizzeremo sulla calotta con quelle che abbiamo di repertorio, elaboreremo un breve docufilm sugli effetti del cambiamento climatico. Questo documentario, con finalità didattico-divulgative, sarà proposto alle scuole, alle associazioni e alle aziende sensibili al tema. Teniamo conto che il progetto ha avuto il patrocinio di diversi enti e quindi anche tramite loro faremo la divulgazione a partire da questo autunno. Bene, tutto chiaro. Allora in bocca al lupo. Mio padre avrebbe risposto: crepi il lupo e si salva il cacciatore. Oggi si risponde diversamente, ma il significato resta identico. Il progetto è dedicato a lui.